Oggi presentiamo le nuove misure del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Sono due misure importantissime e attualissime perché riguardano la formazione e gli incentivi all'assunzione. Sono due misure che viaggeranno insieme, ovvero qualificheremo e profiliamo le persone disoccupate, inoccupate che hanno perso il lavoro e poi daremo degli incentivi a quelle aziende che assumono donne, giovani e over 36, con un particolare riguardo agli over 50. Come sapete, spesso perdono il lavoro, non hanno i contributi per andare in pensione e quindi hanno difficoltà alla ricollocazione. Noi quindi vogliamo andare incontro anche a queste persone. La formazione è fondamentale perché per poter accedere al lavoro è necessario avere delle competenze, quindi noi vogliamo formarli, soprattutto anche quelle persone che lavorano con aziende in crisi, che sono state già licenziate oppure hanno difficoltà nell'ambito dell'azienda. E quindi penso che sia una misura molto importante, una dote finanziaria di quasi 40 milioni. Anche per quanto riguarda la procedura, ho cercato di fare in modo che possa essere snella. Tra l'altro ho previsto un numero fisso, si torna al numero fisso in cui le persone che hanno dei dubbi, oltre a chiedere una FAQ tramite mail, possono il martedì e il giovedì telefonare, perché anche quello secondo me è una cosa utile per tante persone che comunque non hanno competenze informatiche, e chiedere chiaramente rispetto a queste misure. E comunque girerò per i territori, per le aziende, insieme ai dirigenti, per illustrare queste misure molto importanti. A che livello è la disoccupazione in Abruzzo? Non so se ci sono dei dati. Ma ci sono dei numeri rilevanti, infatti oltre a queste misure siamo ripartiti dal potenziamento dei centri per l'impiego, che è una cosa che ho voluto fortemente, perché spesso al centro per l'impiego ci si recava come ultima spiaggia, invece io ritengo che un inoccupato e un disoccupato si debba rivolgere al centro per l'impiego all'inizio, che è un problema. E da lì il centro per l'impiego, con persone che abbiamo riqualificato, con un'infrastruttura digitale migliorata, debba dire alla persona, facendo un matching tra domanda e offerta, qual è lo sbocco che può dargli un lavoro. Tra l'altro, a breve ci sarà il primo centro per l'impiego digitale, ovvero non bisogna più recarsi in loco fisicamente, ma si può fare dei colloqui digitalmente e a distanza.